Ciao ragazzi, allora mi hanno detto che faccio video troppo seri, quindi il video di oggi lo faccio così, ragazzi. Questa cosa qui, ok? E da qui farò il video per la giornata di oggi, perché il video della giornata di oggi parla di un argomento: come fare miliardi in 40 secondi. Quindi ho diciamo la jacuzzi classica di questi video, no ragazzi? Oggi parliamo cosa possiamo fare e come possiamo sfruttare i ribassi che ci sono stati sui mercati delle criptovalute in questi giorni. C'è qualcosa da comprare? Qual è l'occasione di acquisto? Qui parleremo in questa splendida location di quelli che sono i modi per diventare miliardario in 14 secondi. Vabbè ragazzi, allora sto scherzando, però oggi facciamo questo video un po' più animato e vi parlo di tre trucchettini per individuare in questo momento di ribassi dove i mercati delle criptovalute hanno fatto questo down, andare a individuare quelle che sono effettivamente delle possibilità, delle potenzialità per poter magari prendere un eventuale rimbalzo, una risalita su un cavallo vincente, come ad esempio può essere quella relativamente a delle coin che avevano performato tantissimo nei mesi scorsi. Quindi andiamo a vedere tre trucchetti. Va bene ragazzi, allora primo trucco, andiamo a capire cosa applicare. Allora, quando ci sono queste fasi di ribasso abbastanza importanti, quello che capita solitamente è che si ci affeziona ad una coin che magari si ha in portafoglio. Questa è una cosa normale, ragazzi, un po' perché non si vuole accettare magari di perdere una determinata operazione, un po' perché magari avevamo in generale delle aspettative relativamente a quelle che potevano essere delle performance di un trade che poi non è andato effettivamente come magari doveva andare. Però da un punto di vista da investitore intelligente, diciamo così, quindi smart, soprattutto moderno, ragazzi, quello che dobbiamo prendere in considerazione è il fatto che il mercato non la pensa come noi, evidentemente, perché se quella investimento non è andato dove doveva andare, un motivo c'è sempre. Secondo trucchetto per trovare quelle che sono le occasioni migliori di acquisto: andiamo a guardare quello che è il trend di una coin negli ultimi mesi, ragazzi, ok? Se una coin è crollata, ma negli ultimi mesi aveva performato bene, aveva fatto un trend di un certo tipo, non soltanto contro USD, ma guardiamola anche nei confronti di Bitcoin, perché è un metro di giudizio anche differente. Quindi Bitcoin, comunque, che è il re del mercato, rappresenta per noi anche un modo di guardare come una coin a forza relativa, così si dice, nei confronti di Bitcoin. Quindi nel momento in cui abbiamo una coin più forte relativamente di Bitcoin, possiamo anche ipotizzare questa tesi: nel momento in cui il mercato si dovesse riprendere e Bitcoin supera la famosa resistenza 12.100, oppure si riavvicina ai 12.100, si trascinerà dietro le coin. E se questa coin che abbiamo noi è più forte di Bitcoin, ha dimostrato nei mesi scorsi di essere più forte di Bitcoin, probabilmente andrà più su in maniera più veloce. Poi c'è una terza regola che, e poi c'è un bonus, ve lo dico alla fine di questo video: la volatilità, ragazzi. La coin in questione deve avere una volatilità non eccessiva. È chiaro che un'altcoin è più volatile di Bitcoin, ragazzi, però non andate a cercare delle coin che hanno una volatilità eccessiva. Faccio riferimento per esempio a quelle ultime del settore farming, come Sushi, che è stato veramente un più 100, meno 200, cioè sono cose senza senso, ragazzi. Andiamo a cercare una coin che abbia una volatilità media non eccessiva, cioè non che abbia fatto dei pump palesemente truccati, perché poi voi sapete che questo è un mercato difficile, ragazzi. C'è tanta manipolazione su questo mercato. Quindi quando ci approcciamo al mercato delle altcoin, andiamo anche a considerare la realtà dei fatti. Sì, analisi tecnica, analisi ciclica, ragazzi, però questo è un mercato diverso, bisogna conoscerlo. Quarto bonus, ragazzi, allora vi do il bonus e poi passo a continuare a bere il mio prosecco. Ragazzi, allora il bonus è questo: non andate a prendere altcoin che hanno la forma di ascensore. Hanno avuto il trend ad ascensore, io chiamo così quelli, perché sono andati in bolla, ragazzi, ok? Una di questa è di questa è Link, ragazzi, però Link non ha avuto proprio un trend così ascendente, cioè se lo vedete è leggermente piegato. Quindi quando andate a guardare questo tipo di coin, escludete quelle piccole che hanno avuto candelone all'interno di una giornata, due giornate ad ascensore, ragazzi, proprio così, in verticale.
Perché? Perché sono state manipolate. Questo tipo di altcoin, se non la conoscete bene, se non conoscete il progetto dietro, se non sapete quello che state facendo, può essere pericolosa. Quindi se andate a indirizzarvi su quel tipo di strumenti, probabilmente andate ad incorrere in un grande errore. State andando a comprare una coin che ha fatto un pump, un'up, qualche giorno fa, qualche settimana fa, che però non era veramente oggettivo, quindi creato da una situazione di stabilità. Se applicando questi quattro consigli riuscite a fare uno screening di quelle che sono le occasioni del momento. Ora facciamo una cosa, ci spostiamo per gli ultimi due minuti sul grafico, quindi io devo uscire da qui, ma dopo, però ragazzi, ve lo faccio dopo. Ci spostiamo sul grafico, andiamo a guardare, a fare un piccolo esempio di qualche coin che può essere una parte di questa ricerca. Così noi troviamo una serie di coin interessanti, ma poi come vado ad operarci? Dovete avere le tecniche d'ingresso che si imparano quando andate a fare trading, quando andate a studiare, a formarvi su questa attività. Però lì, ragazzi, se ne possono fare diverse. Allora, ci sono tanti manuali, corsi di formazione, c'è il mio, ragazzi, che trovate sempre in descrizione il link, ma ci sono diverse tecniche, allora lì si ci può ragionare. Come sempre io vi consiglio, se non avete anche formazione, quando entrate comunque su un investimento, seguite sempre il trend. Allora io come sempre vi ringrazio, premo un bottone qui sopra e così è partito tutto. Ciao! Bene ragazzi, allora siamo qui davanti al grafico, così faccio degli esempi per farvi capire come applicare questi tips, questi trucchetti che abbiamo appena visto. Vi ricordo che non sono consigli finanziari e vi ricordo anche che questo tipo di ingressi sui mercati va fatto sempre ed esclusivamente quando i trend invertono. Partendo direttamente dal secondo tips, perché il primo è di natura emotiva, quindi quello di non affezionarsi alle coin che avete già in portafoglio, il secondo tips invece è di natura oggettiva, trend positivo verso Bitcoin, e questo già ci spinge a considerare soltanto i grafici delle altcoin verso Bitcoin. Dobbiamo avere un semplicissimo grafico rialzista su base daily dell'altcoin verso Bitcoin. Preso ENG, ha un trend rialzista da più o meno un annetto circa nei confronti di Bitcoin. Questo è il primo tips, trovate le coin in questo modo, andate a guardare un trend di natura positiva. Dopodiché la volatilità, ragazzi, vi avevo indicato la volatilità. Allora qui sotto ho messo un indicatore di volatilità che è fondamentale, che è il average true range. La volatilità deve essere non eccessivamente alta nella media, e come vedete anche in questo caso la volatilità di ENG è nella media rispetto ai suoi picchi massimi. Abbiamo il famoso bonus, cioè quello che non doveva aver avuto negli scorsi giorni, un atteggiamento da ascensore, così l'abbiamo definito, ragazzi. Quindi un ascensore, cioè quello che fa in questo modo, perché quella è una speculazione, una bolla estremamente rischiosa. Quindi in questo momento la stiamo escludendo. Non vi dico che non è possibile ottenere profitto da quelle coin, assolutamente non è così, però sono più complesse. In questo momento stiamo applicando questi tips. Quindi prima coin esattamente è ENG, che è una coin che rispetta tutte quelle che sono i nostri trucchetti, questi nostri parametri. Seconda coin, ragazzi, intramontabile, ritorna il CRO. CRO, una delle coin migliori, secondo me, dell'ultimo anno, sicuramente su Bitcoin, per il suo tipo di trend. Un trend delicato, lo definirei in questo modo. Molti di voi diranno è un trend pilotato attraverso questa serie di immissioni di nuovi token con tutte le promozioni, eccetera eccetera, ma quello che interessa all'analista è che il trend sia così. Poi il motivo del perché l'azienda riesca a creare un trend di questo tipo è sicuramente utile da conoscere, però ci interessa tanto e non quanto. Allora, tutti i parametri su CRO sono anche qui rispettati. C'è un trend positivo nei confronti di Bitcoin, abbiamo una volatilità che non ha un livello particolarmente alto, e poi abbiamo un atteggiamento non da ascensore. È anche vero che per esempio nella fase di aprile-maggio il titolo è salito veramente tantissimo, però non è definibile un atteggiamento da ascensore, ragazzi, questo, perché non è in effetti un trend così.
Bensì è un trend che ha avuto un atteggiamento rialzista, poi si è appiattito in questo momento. Terza coin, ragazzi, ne ho presa una più difficile, diciamo, questa coin rispetta quasi tutte quelle che sono le caratteristiche. E già vedete perché non le rispetta quasi tutte, ma ve lo faccio vedere lo stesso. Però volevo farvi capire anche alcune coin che sono un po' un limbo, ok, tra una parte e l'altra. Allora, abbiamo il trend positivo palesemente nei confronti di Bitcoin, ma non abbiamo il rispetto della volatilità media. Infatti, se andate a guardare qui, abbiamo una ATR, Average True Range, estremamente alto, una coin al limite, però volevo inserirla proprio per farvi vedere questa cosa. La stessa coin al limite la abbiamo su ETH, ragazzi. ETH è un'altra di quelle coin che rientra nel nostro frangente, quindi Ethereum, questa è un'altra coin a bonus. Poi chiudiamo questo video. Allora, perché, ragazzi, vedete l'andamento del trend di Bitcoin nei confronti di Bitcoin positivo, e questo è fondamentale. Poi abbiamo una volatilità che non è ai massimi storici della criptovaluta, perché vedete, i massimi storici sono ben più alti, ragazzi, però è ai massimi degli ultimi 2 anni, ok? Perché i massimi degli ultimi 2 anni sono essenzialmente qui, in questa fascia, e noi siamo ai massimi storici degli ultimi 2 anni. Quindi ancora una volta, in questo caso, abbiamo un rispetto dei nostri parametri che non è precisissimo. Ora qui non abbiamo un atteggiamento da ascensore, perché nel momento in cui questa cripto stava andando a fare l'ascensore, è stata subito riportata alla normalità. Questo anche perché, ragazzi, Ethereum è comunque una cripto molto capitalizzata, quindi risente di meno di quegli atteggiamenti manipolatori. Vi faccio vedere invece ben del link, proprio per farvi capire come queste coin siano invece estremamente complesse in base ai nostri parametri, a quello che abbiamo identificato nei nostri parametri. Vedete link come ha subito invece il classico atteggiamento da ascensore, e quindi lo stiamo escludendo in questo momento. Non è detto che poi magari non la metteremo nel nostro paniere, ma in questo momento abbiamo volatilità, massimi storici, atteggiamento da ascensore, probabile carattere manipolatorio. Possiamo evitarci magari un ingresso così, almeno seguendo questi tipi di tips, ragazzi. Non è detto poi che debbano essere applicati solo questi. Peggio ancora, band, evidente l'atteggiamento manipolatorio. Vedete la tecnica da ascensore che vi stavo indicando. Bene, ragazzi, allora per oggi è tutto. Vi ho fatto vedere quelli che sono le applicazioni pratiche a questi trucchetti che vi ho detto. Adesso tocca a voi, fatemi sapere quali sono le coin che tenete sotto occhio in questa fase per un'eventuale ripartenza. Quali sono quelle preferite da voi? E fatemi sapere anche cosa ne pensate di questi trucchetti. Ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video.